questa prova, rimanenti 10 finalisti della gara appunti riservata appunto a meno 12 Campana. Attenzione, chiamo il personale medico di intervenire perché c'è stata una caduta. Attenzione, punti validi, siamo a meno 11, punti in palio, attenzione atleti. Guadagna 2 punti il concorrente 246, Manuel Ghiotto, i suoi primi 2 in questa gara, ed 1 punto al concorrente numero 7, Fabio Monchiero, anche se lui i primi punti, ma è abbastanza evidente perché il primo traguardo a punti che viene superato dagli atleti. Siamo a meno 10 dalla conclusione, punti in palio, attenzione atleti. Guadagna 2 punti il concorrente 236 Thomas Burr e guadagna 1 il concorrente 292 Arbit Mullai. Stiamo avvicinando il 9. Punti del meno 9, attenzione atleti. Aveva 2, sarà quota 4 punti conquistati, uno l'ho conquistato, il concorrente numero 7, Monchiero Fabio, ne aveva 1, si porta a quota 2. Stiamo avvicinando agli 8 giri dalla conclusione. Punti in paio. Forza Luca, una alla volta, una alla volta, forza! 192, Mullai Arbit, ne aveva uno, sarà 4-3, ne ha guadagnato uno il concorrente numero 236, Thomas Burr, ne aveva 2, sale a quota, 3 punti conquistati. Siamo in prossimità dei meno 7. Setti al termine, abbiamo un tandem di fuggitivi alla testa della gara, difatti la selezione punti incidenti come nel passaggio precedente, Balastiere, Guadagna 2 punti, concorrente 292, e 1 lo guadagna il concorrente 236, Thomas Burr, arriva 3 e si porta a quota 4 punti conquistati. Ci avvicineremo tra breve ai 6 giri dal termine, anche qui ancora punti validi, sempre un tandem dei fuggitivi che sta raccogliendo punti il più possibile. Ha guadagnato 2 punti su questo passaggio il concorrente 236 Thomas Burr, ne aveva 4 su porta 4-6 e ne ha guadagnato 1 il concorrente 292 Mullerdi, anche lui dai 5 che aveva già in suo possesso. Si porta a quota 6 punti totali conquistati. Ci stiamo avvicinando ai 5 giri del termine, quindi abbondantemente superata metà della distanza prevista per questa gara punti riservata alla categoria di maschi. Sempre questo tandem di testa che sta forse un po' perdendo vantaggio, però sta riuscendo nel proprio intento di raccogliere più punti possibili. Quindi 2 punti ancora, concorrente 292. Mullai Arbit da 6 punti se ne ha 8 ed 1 punto al concorrente 236 Thomas Burr che ne aveva 6, si porta con 7 punti conquistati. Siamo a 4 giri dal termine. Invece ci sembra essere stata riassorbita la scuola, vedremo il traguardo,
Regno ancora due punti, concorrente 2-3-6, Thomas Gurki ha tenuto 2 e dei 7 punti che aveva passa 9 ed un punto lo ha guadagnato il concorrente 246, Giotto Manuel ne aveva 4 su 44-5. Siamo a 3 giri dalla conclusione. Vai bene, cazzo! Attenzione, sta sopraggiungendo. Ha guadagnato 2 punti, concorrente 338, Emanuele Valini sui primi 2 in questa gara, e 1 punto l'ha guadagnato il concorrente 246 e Ghiotto Manuel ne aveva 5, si porta a quota 6 punti conquistati sino a questo punto della competizione. Siamo in prossimità dei vicini al termine, quindi ci stiamo avvicinando al quarto finale a grandi falcate. Il gruppo di testa sta sopraggiungendo, molto spedito, lo possiamo vedere in questo istante. Guadagno dei punti, concorrente numero 280, Riccardo Iacoponi, sui primi 2 conquistati in questa gara. Ed un punto lo guadagna il concorrente 246, Giotto Manuel, ne aveva 6, si porta a quota 7 punti conquistati. In prossimità dell'ultimo giro, della campana tra breve, ultimo passaggio, ultimi punti volanti da poter conquistare. Ha guadagnato 2 punti, concorrente numero 236. Thomas Burr ne aveva 11, 9 si porta a quota 11 ed un punto l'ha guadagnato il concorrente numero 7, Monchiero Fabio, nel 2 si porta a quota 3, quindi ufficiosamente parlando in classifica con 11 punti, Thomas Burr 8 punti, Liar Ditt 3 punti, Monchiero Fabio 7 punti, Manuel Ghiotto 2 punti, Riccardo Iacoponi 2 punti, Emanuele Valini, ma l'importanza dell'ultimo traguardo è fondamentale per poter superare il turno, per poter rientrare nella ristretta cerchia di 10 concorrenti che potranno poi aderire e partecipare alla fase finale di questa prova, di questa gara. Si sta avviando alla conclusione anche questa seconda semifinale, il gruppo si è frazionato sul percorso come d'altro canto evidente, la gara a punti come quella di eliminazione sono fra le gare più estenuanti, più faticose da condurre da parte degli atleti perché ad ogni passaggio si prevede comunque un lungo uno sprint, si vuole rimanere in gara, si vuole raccogliere punti e d'altro canto è